Buonasera, professor Barbero. Buonasera. Allora, questa sera lei ci parlerà di schiavitù, ma in un modo un po' particolare, perché ci dirà delle cose che riguardano l'Europa, non solo l'America. Qui vediamo una gentildonna inglese, questo è un quadro del 600, con il suo schiavo nero. Quindi, infatti, anche in Europa. È una cosa insolita, perché noi appunto pensiamo sempre ai neri nelle piantagioni di cotone del vecchio sud, e invece anche in Europa c'erano ancora schiavi neri nell'età moderna. Erano meno visibili, diciamo, non lavoravano più nei campi, ma erano appunto a servizio nelle case dei ricchi. Era un po' lo status symbol dell'epoca, sì, avere molti domestici e anche neri. Costavano cari. E poi quando questa moda tramonta, rimane comunque in Europa il problema degli americani che tornano dall'America e si portano dietro i loro schiavi. Perché l'America, dove c'è la schiavitù, non vive nel vuoto, sono tutte colonie europee. Quindi capita molto spesso che qualcuno torni con gli schiavi. E in Europa l'opinione pubblica, specialmente in Inghilterra, anche in Francia devo dire, ma specialmente in Inghilterra, l'opinione pubblica a un certo punto comincia a protestare contro questi americani che arrivano con un seguito di schiavi quando la gente in Europa non è più abituata a vederli. Va detto che l'Inghilterra era un caso un po' particolare in Europa a quel tempo, perché c'era la monarchia, ma costituzionale c'era un Parlamento, mentre in tutto il resto d'Europa, anche in Italia, le monarchie erano assolute. Quindi diciamo che il problema dei diritti civili era più sentito. Sì, infatti proprio in Inghilterra nel Settecento c'è un processo che fa la storia, perché gli amici di uno schiavo fanno causa al padrone sostenendo che non ha il diritto di trattenerlo con la forza. Era uno schiavo nero comprato in America da un piantatore inglese che poi se ne torna in Inghilterra. E questo schiavo, che si chiamava James Somerset, il processo è famoso col suo nome, James Somerset scappa puntualmente, viene ripreso, il padrone lo mette in catene, lo fa imbarcare a forza su una nave per venderlo oltremare. Però nel frattempo James Somerset era stato battezzato e i suoi padrini e la madrina, c'è anche una donna che partecipa, fanno causa sostenendo che è stato violato il principio fondamentale della legge inglese, l'habeas corpus, che vuol dire che in Inghilterra nessuno può essere arrestato senza un ordine della magistratura. Ecco, e questo processo fece scalpore all'epoca? Fece un enorme scalpore, perché c'era un movimento abolizionista che raccolse fondi in pubblico per pagare gli avvocati dello schiavo. E però anche il padrone trovò una parte dell'opinione pubblica che simpatizzava con lui, e quindi ebbe grandi donazioni per pagarsi degli ottimi avvocati. E gli avvocati del padrone sostenevano invece che la legge inglese difende innanzitutto la proprietà privata. Ecco, il giudice cosa decise? Il giudice, che si chiamava Lord Mansfield, era in forte imbarazzo, perché capiva che la sentenza sarebbe andata al di là del caso specifico. E lui non avrebbe voluto essere l'uomo che aboliva la schiavitù in Inghilterra. Infatti propose al padrone di liberare lo schiavo e farla finita senza processo. Ma il padrone era un testone, volle andare a processo e Lord Mansfield fu costretto a sentenziare che effettivamente nessuna legge inglese consente di trattenere un servitore con la forza. Lui non avrebbe voluto andare oltre, ma l'opinione pubblica decise immediatamente che in base a quella sentenza, d'ora in poi, per legge, quando uno schiavo metteva piede sul suolo inglese, era libero. E questo è un buon esempio, perché mostra come nella giustizia anglosassone una sentenza diventa un precedente e diventa automaticamente legge. E può far andare avanti la vita civile anche senza l'intervento del Parlamento, proprio così. Grazie, professor Barbero.